Nella nuova registrazione del popolare talent show, Amici, avvenuta presso gli studi Helios di Roma, si sono verificati eventi preoccupanti. Questi spoiler, come sempre, alimentano l'attesa e l'interesse per la nuova puntata di Amici, promettendo momenti di grande intensità emotiva e intrattenimento. Tra competizioni, rivalità e legami che si intrecciano, il programma continua a offrire un mix di talento e storie personali che catturano l'attenzione del pubblico settimana dopo settimana. Gli spettatori sono ora in attesa di vedere come si evolveranno queste dinamiche e quali saranno le conseguenze degli eventi recenti all'interno della scuola di Amici. Cosa è successo ad Amici? Questi non hanno mancato di sorprendere il pubblico e di alimentare discussioni tra fan e addetti ai lavori. Tra le notizie che hanno catturato l'attenzione c'è stato un episodio particolare che ha visto protagonista Ilan, uno degli allievi del programma. Dopo una sfida intensa, Ilan ha dato una testata al suo banco, provocando il suo rovesciamento e attirando l'attenzione di tutti i presenti. L'incidente è avvenuto dopo che Ilan ha affrontato la sfida di Senza Cri, un momento cruciale che sembrava averlo particolarmente stressato. Una volta conclusasi la sfida con successo, Ilan, in un gesto di liberazione e sollievo, ha colpito il banco con la testa, rovesciandolo insieme a tutto ciò che vi era sopra, inclusa una bottiglietta d'acqua che si è riversata su di lui. Questo gesto impulsivo ha suscitato un mix di reazioni tra compagni di classe e insegnanti, alcuni dei quali hanno mostrato preoccupazione per la sua reazione emotiva. Il segmento del programma dedicato ai giochi ha visto il ritorno del gioco dei palloncini, un momento molto atteso dai partecipanti e dal pubblico. Ilan ha approfittato di questa occasione per scrivere una dedica romantica a Rebecca, lanciando così un potenziale triangolo amoroso con Nicolò, un altro concorrente. Le dinamiche sentimentali tra i partecipanti sono da sempre un elemento di interesse per gli spettatori e questa nuova interazione promette di aggiungere ulteriore pepe al già vivace ambiente della scuola di Amici. Nel corso della registrazione, c'è stata un'accesa discussione tra i professori Anna Pettinelli e Rudy Zerbi. Diego, un allievo di Zerbi, ha brillantemente superato un compito assegnatogli da Anna, il che ha scatenato una serie di commenti pungenti da parte di Rudy. Il battibecco è culminato con Anna che ha regalato a Rudy un peluche a forma di coniglietto, un gesto ironico che ha divertito il pubblico in studio. Questa dinamica tra i due professori è stata un ulteriore momento di intrattenimento che ha contribuito a mantenere alto il ritmo della puntata. Gli spoiler emersi dalla registrazione offrono anche uno sguardo su altre dinamiche tra gli allievi. Trigno ha ricevuto due biglietti negativi, uno dei quali anonimo e l'altro da Sienna, che lo invitavano a migliorare il suo comportamento, come mangiare con la bocca chiusa e evitare di sbattere porte e sedie quando è arrabbiato. Anche Chiara non è stata risparmiata dalle critiche, ricevendo un biglietto negativo da Vibes. Un altro momento degno di nota è stato un video trasmesso che mostrava i ragazzi utilizzare il linguaggio tipico della generazione Z, con termini come bro e crush. Questo segmento ha fornito uno spaccato della cultura giovanile contemporanea, evidenziando come le nuove generazioni comunichino tra loro in modi che spesso sfidano le convenzioni linguistiche tradizionali.